ho deciso di passare dalla caldaia alla pompa di calore per avere una casa 100% elettrica, ma quali sono i passi da fare? Cioè, cosa mi aspetta? Beh, quale migliore occasione se non portarti direttamente in cantiere, farti sentire dall'installatore e anche dalla famiglia quali sono stati i passi che hanno fatto per raggiungere questo obiettivo. Lo vedremo oggi in questo video, però intanto se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, e se vuoi approfondire il mondo delle pompe di calore vai su samueletrento.it. Ciao, io sono Samuele Trento e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche con le pompe di calore. Diversi di voi mi chiedono: ma cosa mi aspetta nel passare da una caldaia a una pompa di calore? Cosa devo valutare? Quali sono le cose più importanti? Beh, oggi ci colleghiamo direttamente in cantiere, vedremo che tipo di casa, vedremo l'impianto, vedremo poi elettricamente cosa ha scelto di fare il cliente e capire anche gli incentivi di cui ha usufruito. Allora, per non perdere altro tempo, ci colleghiamo con Luca. Ciao Luca, allora dove sei di bello? Ciao Samuele, oggi siamo a Sassuolo. Siamo qui con Marco, è il proprietario dell'abitazione e siamo qui per fare il collaudo. Ok, allora da che base siamo partiti? Cosa aveva prima il cliente e che scelte aveva di fronte? Cosa poteva scegliere di fare? Allora, il cliente prima aveva una caldaia a gas e gli avevano offerto un sistema ibrido, ma lui ha espresso il desiderio di installare una pompa di calore. Ovviamente abbiamo utilizzato il nostro protocollo e dopo i vari calcoli abbiamo visto che era possibile installare una pompa di calore. Tutto chiaro. Beh, allora mi descrivete com'è la casa? Allora, quale occasione migliore per fartela descrivere dal cliente? Marco, ci spieghi tu un po' la tua casa, com'è fatta? Buongiorno a tutti. La casa è di circa 200 metri quadri utili, è disposta come abitazione su due piani più un piano interrato di garage. Abbiamo isolato il soffitto del garage, una parte del sottotetto, alcune pareti esterne, ma dal lato interno, e sostituito gli infissi. C'era un impianto a radiatori, ma come vi siete azzardati di proporre una pompa di calore su un impianto a radiatori? Siete andati un po' a caso oppure avete fatto dei calcoli? Allora, è un'abitazione a radiatori in ghisa. Abbiamo utilizzato il simulatore per capire se potevamo lasciare i radiatori a una temperatura di mandato di 55 gradi e così è successo. Infatti abbiamo mantenuto i radiatori in ghisa al piano rialzato, mentre nel sottotetto, siccome questo non, il valore non tornava, abbiamo tolto i radiatori e installato due ventil convettori. Naturalmente abbiamo rifatto la distribuzione dei ventil convettori anche con isolamento per il freddo e poi al piano rialzato abbiamo installato anche un ventil convettore canalizzato, due ventil convettori canalizzati, uno per la zona notte e uno per la zona giorno. In pratica ci sono due impianti in parallelo, così, uno per i radiatori e uno con i ventil convettori, che naturalmente verrà utilizzato prevalentemente per il regime estivo. Ok, molto molto chiaro. Il cliente in questo caso ha usufruito degli incentivi? Sì, allora dal punto di vista finanziario Marco ha usufruito del super bonus 110, ha pagato in autonomia la pompa di calore e il riscaldamento, ha pagato i tecnici e il geometra. E noi gli abbiamo fatto lo sconto in fattura su il fotovoltaico e le batterie. Bene, bene. Allora, beh, sai che sono un amante della tecnica. Allora, passiamo alle cose tecniche. Mi descrivi un po' la centrale termica, insomma, per capire gli ingombri, per capire quali sono i componenti che avete utilizzato e quali sono quelli che effettivamente sono indispensabili per far funzionare una pompa di calore. Allora, la centrale parte da un'installazione di un addolcitore che non è in questo locale ma è in un altro locale, non te lo sto a mostrare, ma praticamente parte con un filtro, il dosatore di polifosfati e l'addolcitore. Poi abbiamo installato un accumulo sanitario di 300 litri con il suo puffer da 90 litri, due pompe di rilancio, una per i radiatori e una per il nuovo circuito di riscaldamento. Naturalmente c'è un filtro impianto per tenere pulito tutta la parte di riscaldamento, i vasi d'espansione e
tutto è isolato anche per il freddo. Ecco Samuele, qua abbiamo installato l'unità esterna, abbiamo scavato il marciapiede per poter entrare da sotto con le tubazioni. Ok, adesso avendo una casa completamente elettrica, come è stata gestita appunto l'energia elettrica, potenza in gioco, fotovoltaico? Ecco, dai, raccontaci un po'. Dal punto di vista elettrico invece l'abitazione è stata trasformata in trifase. Abbiamo installato 18 kW di fotovoltaico e due batterie Powerwall con backup, cioè il sistema può funzionare anche in caso di blackout. Bene, dai, splendido. Luca, però sai che l'oste ha sempre il vino buono. Ci fai dire due parole direttamente al cliente, visto che è lì a fianco a te, su cosa ne pensa del progetto che ha voluto portare a termine? Allora, noi ringraziamo Marco per l'opportunità che ci ha dato. E vuoi dirci qualcosa, Marco? Vabbè, io sono molto soddisfatto di come avete lavorato. L'impianto sta già funzionando. Spero in futuro di abbassare ulteriormente la temperatura di mandata dei radiatori, ma... Beh, con l'isolamento che stai facendo anche, penso che... Con quello sicuramente ci riusciremo, però l'impianto è, oltre ad essere efficiente, è anche stato costruito in modo accurato. Bene, allora grazie ad entrambi, vi ringrazio per il tempo dedicato. E... Bene, ciao Samuele da Sassuolo, alla prossima! E ci vediamo presto, come sempre, al prossimo video. Se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto e vai su samueletrento.it per approfondire il tema delle pompe di calore e trasformare anche la tua casa in 100% elettrica.